Magnaghi nasce nel 1936 per supportare l'aeronautica militare, per attività di manutenzione e produzione di parti di ricambio, fondamentalmente per i carrelli d'atterraggio e per altri dispositivi idraulici. Negli anni ha avuto la possibilità, soprattutto attraverso cooperazioni internazionali, di acquisire la capacità di progettare e sviluppare sistemi d'atterraggio anche abbastanza complessi, come per velivoli militari cargo. Nel 2000 il gruppo Magnaghi è entrato anche nel mondo del composito, realizzando inizialmente parti come radome e nacelle di grandi velivoli di Airbus, Boeing, per poi passare anche alla progettazione sempre di strutture molto complesse come i flap del modernissimo A220. Il gruppo Magnaghi è impegnato in una fortissima internazionalizzazione. Negli scorsi anni ha acquisito un'azienda in Brasile che si chiama Magnaghi Aeronautica do Brasil, recentemente, lo scorso anno, un'azienda negli Stati Uniti, un'azienda che lavora soprattutto su carrelli d'atterraggio e nel settore militare, produce la maggior parte dei componenti del carrello d'atterraggio dell'F-35, per esempio. L'azienda conta circa 850 dipendenti e fattura oltre 120 milioni di euro attualmente. La Magnaghi Aeronautica ha acquisito lo Sky Arrow in virtù delle sue grandissime potenzialità. Lo Sky Arrow è un velivolo certificato per fare lavoro aereo, ed è una piattaforma straordinaria. Oggi un gran numero di nostri clienti utilizzano circa 40 differenti payload per realizzare diversi tipi di lavoro aereo, dall'agricoltura di precisione all'antincendio, al monitoraggio del territorio in generale, sorveglianza di qualsiasi tipo. Oltre in piedi del velivolo sono per formazione, quindi è un velivolo che diverse scuole di volo hanno apprezzato per la sua architettura e che è particolare, è quasi, direi che è unico nel suo settore per fare training, perché ha due posti in tandem ed è molto simile a velivoli a trainer militari. Ultimo segmento nel quale il velivolo a grandi potenzialità è quello del leisure. Abbiamo tantissimi nostri clienti che sono appassionati di volo, apprezzano questo tipo di architettura e acquisiscono il nostro velivolo e ne sono pienamente soddisfatti. Noi continuiamo a mantenere rapporti quotidiani con la maggior parte dei nostri clienti. Lo Sky Arrow ha grande mercato a livello mondiale. Uno dei mercati fondamentali è rappresentato dagli Stati Uniti e per questo motivo abbiamo creato una società che si chiama SAC con un socio statunitense per produrre, in realtà assemblare il velivolo e commercializzarlo negli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli altri paesi nel mondo, stiamo potenziando il nostro network. Quindi, tra l'altro, cerchiamo nuove collaborazioni, quindi nuovi rappresentanti o dealer in giro per il mondo. E un mercato interessantissimo per noi è rappresentato da quello asiatico. Lo Sky
Cagliarro è già certificato in diversi paesi del mondo, tra i quali appunto la Cina. Recentemente abbiamo venduto uno Cagliarro attrezzato per fare ricerca ambientale, quindi in particolare per rilevare la concentrazione di CO2 nell'aria. Lo abbiamo venduto all'Università di Pechino. Lo Cagliarro si presta a sviluppi interessanti. Attraverso i feedback ricevuti dai nostri clienti e potenziali clienti abbiamo avviato nuovi progetti. Il più imminente è il 710, quindi la versione più pesante da lavoro aereo. A seguire stiamo lavorando su un bimotore e per finire su un anfibio. Questo per quanto riguarda velivoli sviluppati dalla cellula Cagliarro. In realtà stiamo lavorando anche su un drone con applicazioni sia civili che militari. Lo Cagliarro ha riscosso molto successo negli Stati Uniti anche per la sua possibilità di avere un kit installato in fase di produzione che permette alle persone che non hanno l'uso delle gambe o comunque hanno delle problematiche agli arti inferiori di poter volare. Ha dato la possibilità quindi anche ai veterani di guerra e infatti è stata creata un'associazione chiamata Able Fly che insieme alla Purdue University strutturano dei programmi proprio per questi studenti. Per policy aziendale fin dall'inizio è stato deciso di non applicare alcun costo aggiuntivo a questo kit che, ripeto, viene installato direttamente in fase di produzione nel momento in cui il cliente ce lo richiede. Ogni anno Oshkosh, il raduno mondiale della General Aviation, viene appunto utilizzata come location per poter celebrare i nuovi piloti che appunto si sono formati sullo Cagliarro. Potersi sentire in mezzo al cielo, questo grazie alla sua configurazione tandem seat che permette una visibilità a 360 gradi di tutto quello che si ha intorno. Questa visibilità appunto data proprio dalla sua configurazione tandem seat con elica spingente. È amato per la sua facile manutenzione, in quanto non è soggetto a corrosione proprio per la sua struttura in carbonio. Ha riscosso successo la configurazione e il payload per agricoltura di precisione proprio per l'impatto in termini di tempi e costi. In 3 ore è capace di sorvolare 10.000 ettari. Questo fa di lui un ottimo velivolo, decisamente più performante rispetto ai droni che si utilizzano oggi nel mercato.